Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, questo è il primo provvedimento di attuazione della Nota di aggiornamento del DEF, in cui contenuto è fondamentalmente costituito dalla materia fiscale. In particolare rappresenta il primo passo per ristabilire un rapporto di fiducia tra fisco e contribuente. Le numerose norme che abbracciano un'ampia gamma di ricomposizione di liti, anche solo potenziali, sono destinate ad avere effetti positivi sul decongestionamento degli organi di giustizia tributaria, nonché degli uffici finanziari, presso i quali ingenti risorse umane e conseguentemente finanziarie vengono distolte dagli impegni relativi alla gestione del contenzioso per essere rivolte ad altre attività più proficue. In quanto alla platea dei contribuenti, gli stessi si troveranno liberati dal peso, a volte insostenibile, derivante da imposte, tasse, interessi e sanzioni scritte in ruoli di vecchia data, ma ancora costituenti concreti impedimenti all'esercizio delle attività economiche alla luce del sole, come nel caso del piccolo commerciante, del piccolo artigiano, schiacciati dalla crisi e impossibilitati a onorare vecchi debiti fiscali se non mettendo a rischio di chiusura la propria modesta attività. Dal lato della fatturazione elettronica ci si è attivati al fine di porre rimedio alle criticità nell'ambito della tutela della privacy, rinviandone l'obbligo di emissione per gli operatori economici che trattano notoriamente dati sensibili, come i professionisti del settore sanitario, già peraltro obbligati alla trasmissione dei dati all'interno del sistema tessera sanitaria. Tale proroga non incide quindi sulle previsioni di entrata formulate già dal passato governo, permettendo di recepire le osservazioni del garante in tempi adeguati. Peraltro si evidenzia come l'obbligo della fatturazione elettronica riguarderà alla fine, nel 2019, una platea per quanto possibile limitata di contribuenti, tenuto conto dell'esclusione degli operatori economici sanitari, dei forfettari soggetti a flat tax, degli esercenti al minuto soggetti allo scontrino fiscale, nonché degli altri regimi speciali, quali quello vigente nel settore agricolo. Siamo consapevoli delle problematiche che comporterà la fatturazione elettronica, ma non dimentichiamo che l'obbligo della fatturazione elettronica è un'eredità lasciataci dal precedente governo, che ha previsto come termine iniziale, quindi è stata imposta come termine iniziale il 2019, prevedendo delle maggiori entrate per ben 2 miliardi di euro, quale conseguenza dell'emersione del nero. Ed è tale previsione di maggiori entrate che ha di fatto impedito la possibilità di una proroga, pena una variazione negativa delle entrate non colmabile nel breve periodo, con il reperimento di altre diverse risorse. Si è ulteriormente agito con norme di semplificazione degli adempimenti fiscali incombenti sui contribuenti, sulla scia di quanto già intrapreso col decreto dignità, il tutto teso a ridurre i costi delle imprese. Si è agito per venire incontro all'esigenza dei contribuenti al fine di mitigare l'impatto della novità con consistenti riduzioni delle sanzioni relative a violazioni che non comportino evasione d'imposta, prevedendo maggiori tempi per le emissioni delle fatture e semplificazioni in tema di annotazione delle stesse. Anche nel comparto della giustizia tributaria digitale si è prevista una razionalizzazione delle procedure con l'introduzione a regime delle modalità telematiche. Si è ritenuto di dover intervenire anche nel senso di un contenimento dell'imposizione fiscale gravante sulle cosiddette sigarette elettroniche, al fine di superare il complicato calcolo di equiparazione della sigaretta tradizionale con la sigaretta elettronica, che ha provocato l'esodo delle aziende produttrici di dispositivi e di liquidi all'estero. Con lo sgravio, inoltre, si va in una direzione di incentivazione all'abbandono della sigaretta tradizionale. Al collega D'Alfonso, relatore di minoranza, faccio notare che sì, si è messo mano a tante diverse questioni, contraddizioni e situazioni frutto dell'operato di precedenti governi. E non tutto è stato ancora risolto, ne siamo consapevoli, non basta ancora. Abbiamo iniziato ad arginare le conseguenze di politiche congeniate contro la classe imprenditoriale e contro il contribuente.
Concludendo, il provvedimento va davvero nel senso della pace fiscale. Contribuenti che non hanno pagato le tasse perché oggettivamente impossibilitati, contribuenti che hanno dichiarato e sono rimasti imbrigliati nelle maglie del fisco. Ebbene, colleghi, non abbiamo ancora raggiunto i 6 mesi di governo, eppure siamo qui a votare un provvedimento in piena linea con quanto promesso da questo governo. E da quanto promesso, questo governo sta lavorando per onorare quanto promesso, passando, cosa rara in politica, dalle parole ai fatti. Grazie.